per una mela rubata di Giuseppe Manfrè. Spesso con la mente provo il tempo a fermare e da un vortice infinito mi lascio trascinare. Trascinare in un buio e profondo meandro dove il nulla c'è dentro. Un nulla che non riesco ad afferrare per il mistero della vita a capire. Con la mente il tempo non riesco a fermare. Allora a filosofi, profeti, religiosi provo a domandare: perché in Africa Cristo non è andato a pregare? Scorre il tempo nella mia mente, la sofferenza vedo di tanta povera gente, gente che vive sperando, sperando che un miracolo arrivi da un santo che non sia nero o pakistano, ma bianco, francese, spagnolo oppure italiano. Il tempo la mia mente porta lontano, lontano senza meta e senza confine, un confine che nessun dotto o nessuno scienziato ha finora spiegato, con la mia mente che non riesco a fermare. Dentro le chiese vado a cercare angeli biondi con gli occhi azzurri dipinti, vedo sopra gli altari con donne pie che stanno a pregare. Allora chiedo al pittore di chiese: perché non dipingi un angelo nero ed uno cinese? Con la mia mente di uomo ignorante al Padre Eterno prego e chiedo clemenza per una mela rubata. Perché tanta sofferenza?